Un bel corteo, una bella manifestazione, una manifestazione riuscita. La conferma che i nostri obiettivi sono sentiti dalle persone. Per questo noi andremo avanti. Questa legge di bilancio condanna il Paese a 5 anni di austerità e di stagnazione. L'inflazione ha falcidiato il potere d'acquisto delle pensioni. È un'inflazione da profitti. Bisogna prendere i soldi dove sono. Quando il governo dice che non ci sono soldi, dovete farvi le assicurazioni. Noi diciamo no, c'è un dovere di solidarietà nei confronti degli alluvionati, come c'è stato al tempo del terremoto. Vogliamo la tutela del potere d'acquisto delle pensioni. Vogliamo un investimento in sanità, perché la sanità rischia il collasso. Vogliamo più fondi per la non autosufficienza, perché i fondi stanziati dal governo sono ridicoli. Ci sono le risorse, bisogna prenderle dove sono. Sono negli extra profitti, sono nei patrimoni che si sono accumulati, sono nelle rendite che penalizzano il Paese, sono di quelli che non pagano il giusto nel fisco. I pensionati non sono più disposti a fare il bancomat del governo. I pensionati della CGIL manifestano per la difesa del potere di acquisto delle pensioni. Basta con i tagli della rivalutazione, basta con l'aumento speculativo dei prezzi dei beni di prima necessità. Questa settimana allo SPIEN in tutte le piazze d'Italia per raccontare il paese reale, che non fa la ola alla Presidente del Consiglio che racconta un altro paese. Noi siamo preoccupati di un paese in cui ammalarsi rischia di essere un lusso che pochi si possono permettere per curarsi, e diventare poveri rischia di essere una colpa. C'è una sorta di divorzio tra questo governo e la Costituzione della Repubblica. Noi siamo legati alla Costituzione della Repubblica e vediamo in questo governo invece una certa allergia. La Costituzione, nata dalla Resistenza, è un punto fondamentale per garantire i diritti a lavoratori e pensionati. Pensionati sono consci che hanno la necessità in questo momento di difendere i loro diritti, perché senza una svolta nelle politiche del governo non stanno bene i pensionati e di conseguenza non sta bene nessuno, perché i pensionati sono il nervo della nostra società. Fanno welfare, aiutano i familiari e sono quelli attivi, danno una mano a tutta la loro comunità. A noi la museuola non la mettete, non ci fate paura, non ci fate paura. Ancora noi ci saremo sempre, avanti. Elezioni che passeranno.